La valutazione della ricerca è una vera e propria scienza, con la sua comunità di scienziati, le sue riviste di riferimento e i suoi convegni annuali. Di questo si è parlato nel workshop intitolato New Frontiers in Research, Assessment and Bibliometrics, svoltosi alla Facoltà di Ingegneria di Tor Vergata. È nato nell'ambito delle iniziative di presentazione delle ricerche che svolgiamo all'interno della scuola d'impresa della Facoltà di Ingegneria, una scuola che è nata una ventina di anni fa e che si sta rivolgendo sempre di più, oltre che alla formazione degli studenti, ovviamente anche alla executive education, cioè alla formazione di quadri e manager nel mondo delle imprese e della pubblica amministrazione. La frontiera della conoscenza ha raggiunto rapidamente un livello impensabile fino a qualche anno fa. Valutare la ricerca è indispensabile perché stimola la produttività, permette la distribuzione delle risorse in maniera efficiente, dimostra che gli investimenti nella ricerca portano dei benefici e riduce l'asimmetria informativa tra produzione e fruizione della conoscenza. Due sono le principali tecniche di valutazione, la bibliometria e la peer review. In realtà peer review e bibliometria non sono due modalità di ricerca, ma due modalità di misurazione dei risultati di ricerca. Peer review sottende la valutazione di un prodotto di ricerca, un qualunque risultato, da parte di peer, cioè di colleghi rispetto all'autore che ha realizzato quel prodotto. Mentre la bibliometria si basa sulle citazioni che un determinato tipo di lavoro riceve dalla comunità scientifica internazionale di riferimento. Il professor D'Angelo ha illustrato la innovativa tecnica di valutazione della ricerca chiamata Sistema di Supporto alla Valutazione, Osservatorio della Ricerca Pubblica Italiana. Quale tecnica avete utilizzato nei laboratori qui a Tor Vergata? Noi sostanzialmente ci siamo concentrati sulla bibliometria, sulla possibilità di realizzare uno strumento di misurazione avanzato, avanzatissimo, attingendo a dati del repertorio noto come Web of Science e cercando di disambiguare i record bibliometrici, cioè le singole pubblicazioni, in termini di identità degli autori che lo hanno realizzato. Il seminario ha permesso di smascherare i falsi miti e i paradossi della valutazione della ricerca e ha mostrato gli ultimi decisivi progressi di questa disciplina. Quale sarà il prossimo appuntamento? Il prossimo appuntamento è esattamente tra 3 mesi e il tema è ancora da definire, lo stiamo scegliendo tra quelli che coltiviamo all'interno della scuola e sarà diffuso comunque nel prossimo numero del punto che uscirà a marzo, a metà marzo.